Queste che vedete alle mie spalle sono le antiche barche, le varcazze della tonnara di Bonaggia. Vengono erroneamente chiamate muciare, ma questo tipo di barca non è la muciara. La muciara effettivamente c'era, era qui, ma adesso non resta più nulla perché praticamente è andata a fuoco tanti anni fa e adesso si vedono soltanto dei legni, ma non resta più nulla. Queste invece sono le barche, le varcazze dell'antica tonnara di Bonaggia. Sono autentici pezzi di storia, sono anche dei reperti di archeologia industriale, per questo vincolati dalla sovrintendenza come bene etnoantropologico, e come ben sapete è da decenni, da anni che versano in queste condizioni di abbandono più totale. Le barche ormai si sono andate accasciando sempre di più, si sono aperte nei legni, le poppe sono completamente divelte, le chiglie non ne parliamo, il fasciame è andato. Ciò che resta è questo, è ben poco, le prue ancora resistono perché si vede che sono state fatte davvero bene dai nostri gloriosi mastri d'ascia, ma ormai insomma sono completamente andate, aperte, i chiodi sono in vista, insomma versano in queste condizioni da tantissimi anni, la cosa è ben nota, si parla da anni di un loro recupero, un restauro conservativo, perché come ovvio non possono tornare in mare, è più che evidente, però una loro musealizzazione, un loro recupero in chiave turistica sarebbe una cosa gradita, ma anche se da anni si parla di un loro restauro, attualmente le barche sono in queste condizioni, cresce dentro anche una folta vegetazione. Questa imbarcazione fino a qualche anno fa era perfettamente integra, si vedeva, poi è andata a fuoco e nel giro di pochissimi anni praticamente è scomparsa. Guardate, c'è la prua ancora che conserva i segni delle fiamme e la barca non c'è più. Da foto fatte ed anche dalle immagini che abbiamo fatto tanti anni fa si vede che ancora questo vascello era integro. Adesso non esiste più. C'è ancora un po' di poppa, ma poco, e poi le paratie, il fasciame, tutto ciò che c'era dentro è scomparso. Un autentico peccato.